grazie partiti. Parliamo di Inter dopo aver fatto un po' di video su Corvetto e su il Calippo Tour. Parliamo di Inter molto seriamente. Allora, adesso vi dico un bel po' di cose perché sono arrabbiato, perché poi anche oggi ho fatto un intervento su calciomercato.it, poi su Radio Nerazzurra ieri. Mi sembra che si debbano dire un po' di cose e che ci sia un po' di confusione. Metto ordine. Are you ready? Yes, we are ready. Quindi cominciamo, mercato, Octree, visione estiva, visione di gennaio, la Champions, le dichiarazioni, il mercato. Ok, adesso vi dico tutto, lo stadio, il fondo. Ok, allora, tralascio tutto quello che avevo raccontato su Douglas Luiz, su Commeners, sulla Juventus, su Thiago Motta sopravvalutato. Quindi vado sopra, perché poi quando sbaglio mai, quando diciamo non azzecco perfettamente, quando invece racconto tutte le cose in maniera perfetta con mesi di anticipo sulla Juve, ho scritto la storia della Juve negli ultimi 3 anni e anche quest'anno sta andando così. Grazie Douglas Luiz per aver confermato quello che io raccontavo a tutti. E quindi lascio stare la Juve, lascio stare il Milan, progetto non calzante, l'Inter. Allora, l'Inter prima di tutto ha una trattativa con Jonathan Davide. No, perché su Sport Milan si è letto che lui preferisce il Barcellona, che la Juve lo voleva, questo però era vero e lo vuole ancora, se mai fosse ancora aperta la trattativa, perché qualcuno, non io, dice che è chiusa, io non dico niente. Ma quello che va detto è che la trattativa c'è sempre stata, da 7-8 mesi, da marzo-aprile, e l'hanno tutti negata. A me poi non interessa di parlare di Jonathan Davide adesso, se verrà l'Inter ne parleremo, perché le trattative poi saltano, si cambiano le robe. Io dico che quando l'Inter era realmente su un calciatore, è su Davide, notizia data insieme a Sergio Baruscia, che saluto e che tra poco vedo, e da Squalo, che abbraccio e che presto vedrò. Ragazzi, tutti a dire no, adesso sono tutti a dire sì, anzi si spingono anche su cifre che loro non conoscono. Devo capire come questi qua, che negavano l'esistenza di una trattativa, possano oggi dire le cifre. Io quello che so l'ho detto, quello che sa Squalo è molto di più e lo dice lui, idem il Bauscia. Io mi tengo buono il fatto che per l'ennesima volta è stata negata da parte di gente, anche della stampa, voglio dire, che lavora a contatto con l'IE, o non lo sanno, o non lo vogliono dire, o non lo possono dire, non lo so, cazzi loro. Io le notizie le do, vengo attaccato, poi nessuno dice che David va all'Inter, però la trattativa è clamorosa, perché stiamo trattando un bomber, stiamo trattando uno che vuole mezza Europa, i soldi ci sono, ho spiegato già mesi fa perché c'erano, perché ci fossero, anzi, perché c'era un tesoretto, come ci fossero stati insomma dei soldi anche in passato quando i cretini su Twitter scrivevano cosa fate, lo pagate con i buoni pasto, ste cazzate. Ora tutti dicono che la trattativa esiste e addirittura allo stadio è arrivato il manager. Ok, io altro non aggiungo. Adesso fate una cosa, non voi, in generale quelli che mi danno conto, chiedete a quelli bravi, visto che loro sono bravi, chiedete a quelli bravi. Io mi tengo tutto per me. Resta il fatto che quello che ho detto, carta canta, adesso quello che ho detto io e Squalo e Sergio lo raccontano tutti, ma noi siamo già avanti su altre cose. Per esempio, occhio a Scalvini, ve lo dico, dopo Buongiorno e Bremer l'Inter non si farà scappare quello che è l'obiettivo primario da tempo, perché Scalvini è un altro obiettivo, però l'Atalanta oggi è una grande realtà, anche qua sarà dura, però l'obiettivo è quello lì. Sotto c'è Ismaili, cercato anche dalla Juve. Dopodiché l'Inter è pazza di 2 giocatori per il futuro. Il fenomeno del Verona, che non so pronunciare, ma che mi fa impazzire, perché mi ricorda Sensi, ma ancora più spostato sulla tre quarti, e più veloce, spettacolare, e Paz, insomma, fenomeno del Como, in realtà del Real, che fa delle cose incredibili, ok? Per quanto riguarda il resto, ve ne ho già parlato, insomma, di Bertola e di Esposito, eccetera, eccetera. Quello che vi posso dire al di là del mercato è questo: l'Inter vuole la Champions, da Darmian a Dumfries a Inzaghi a Marotta vogliono la Champions League, roba che io sapevo e vi ho detto qua
a luglio-agosto. Ora l'Inter può vincere la Champions? Sì, perché? Perché il livello è sceso e l'Inter si è alzata. La Champions è fatta di dettagli e di particolari? Sì, quante volte la squadra più forte, spesso Real Madrid, non ha vinto? Tante. Quante volte la squadra favorita non ha vinto? Tante. Quante volte le big hanno fatto delle figuracce? Tante. Quindi attenzione, perché è difficile vincere la Champions, mettere come obiettivo la finale già tanto. Credo che se l'anno scorso la società voleva assolutamente il discorso della seconda stella, quest'anno la società voglia assolutamente fare il meglio possibile in Champions, perché il fondo vuole i soldi. Allora il fondo cosa fa e cosa farà? Questo è quello che ho capito e un po' che so, poi ognuno ha le sue fonti, come abbiamo visto, no? Io credo, anzi io so della Champions anche da fonti vicine ai giocatori, quindi l'obiettivo è sempre stato quello. Ovviamente non si lascia lo scudetto, assolutamente, si vuole fare il bis, però l'obiettivo è la Champions, perché se la vinci o vai in finale è un risultato pazzesco, arrivano i soldi come se l'avessi vinta, perché hai vinto i soldi. Se poi perdi il campionato ma arrivi in finale, è tipo il 2023, se vinci il campionato e arrivi in finale è un anno meraviglioso, se poi fai la doppietta è un anno che entra nella storia dell'Inter come l'anno di Mourinho, ok? Questo vuol provare a far l'Inter. Ora, molto semplicemente, Oaktree vuole i soldi della Champions, i soldi del Mondiale per Club, e è disposta, perché lo ha capito, a diciamo, scusate un attimo, c'ho qua tangenziale la Napier, ed è disposta a gennaio a fare un sacrificio, perché all'Inter sono successe due situazioni, anzi tre, anzi quattro. La prima è che a centrocampo l'Inter è molto soddisfatta finalmente di Zielinski, ok? Un po' meno di Aslani, ma poi ne parleremo. Quindi al centrocampo tutto ok. Ha rinnovato Dumfries alla cifra che voleva l'Inter, quindi l'Inter è contenta di Dumfries, come di Buchanan, come è contenta di Di Marco e Carlos Augusto. Fasce ok, portieri ok, anche se si parla di Donnarumma. Non è convinta evidentemente di Palacios, perché la ricerca era di un centrale, ora ci arrivo, ok? E quindi il discorso, insomma, semplice, è che l'Inter è a posto dappertutto, tranne che in due situazioni che anche la proprietà mette nella categoria rischio allerta. La prima è il centrale. Manca un centrale, urlavo sempre. Bene, manca un centrale, sì. E quindi con l'infortunio continuo di Acerbi, con De Vrij, che anche lui a volte si è fatto male, manca un cazzo di centrale. Quindi questo cosa significa? Significa che scusate che sono al casello di merda mentre faccio, poi non c'è il casellante, mi tocca tirare fuori a me la fresca, che due coglioni provo a pagare con la carta. Allora, praticamente l'Inter potrebbe andare subito a gennaio su un centrale, perché dice: cazzo, davanti abbiamo la possibilità di vincere la Champions, ci crediamo, di fare il bis in campionato, perché di rivali ce ne sono poche, abbiamo la possibilità di partecipare a un torneo pazzesco, poi c'è anche la Coppa Italia, la Supercoppa, e allora serve un centrale, andiamo a prenderlo, tanto ci serve 4 mesi dopo. Quindi vanno a prendere un centrale, secondo me sì. Chiesa, se viene in prestito, in prova, non si capisce, dai, però vedi, perché poi manca Casellante, la gente non... dai, zio cane. Quindi un attimo, avvicinare la carta al... prego, attendere, validazione carta in corso. Dove sono i Casellanti? Dai, apri. Carta validata con successo. Premere per ricevuta. Vai a fare in culo, vai. Quindi praticamente, no? Cosa succede? Che io guardo la strada.
che metto la cintura, che il che al di là di Chiesa, che è un'opzione per l'anno prossimo, magari viene in prestito e non si capisce, l'Inter non è convinta, però sì o no, quello che l'Inter vuole è un centrale, perché serve, e quindi attenzione al discorso di Palacios, che potrebbe entrare come merce tra virgolette di scambio, perché comunque, come vedi, non serve. Poi c'è Bissek, ci sono gli altri, eccetera, un acquisto che in effetti Bastoni diceva ci serve qualcuno, stavamo prendendo Cabal, si vede che Palacios non è piaciuto, anche Buchenno non lo so, sono dei calciatori che poi Inzaghi, speriamo, comunque ogni volta 7 mesi per vederli. Comunque resta il fatto, poi resta il fatto che Inzaghi però ha chiesto un centrale, e io l'ho sempre difeso, cazzo, vuole un centrale, gli compro un laterale, vabbè, comunque, quindi si va su un centrale, credo a gennaio, ok? Poi, e si anticipa una spesa di giugno-luglio. Poi, l'altra cosa è che l'Inter, all'Inter non sono contenti, ovviamente né di Correa né di Arnautovic, cioè al di là delle prestazioni di Correa l'ultimo, vabbè, 2 anni che non segnava, sono delusi da Taremi, sono anche preoccupati con Lautaro. Lautaro che io qua ho difeso quando ho rinnovato, ho difeso quando è stato attaccato, ma quindi non parlo di me, che sono un lautariano, parlo del fatto che all'Inter sono anche un po' scocciati, perché io poi le cose quando le so, quando me le dicono, le racconto e non dico balle, ma più che altro sono consci del fatto che se domani Thuram ha la diarrea, l'Inter fa fatica a fare gol. Quindi io non credo che l'Inter vada su un attaccante adesso. Io non ci credo. Credo invece che ci siano delle possibilità, che se accade un miracolo, allora, se qualcuno esce a gennaio, allora potrebbe esserci un colpo, magari già fatto, magari a sorpresa, magari che si doveva fare a giugno, anche questo anticipato a gennaio. Molto difficile. Il difensore è molto più facile, perché l'Inter poi facendo, arrivando almeno ai quarti, in semifinale, guadagnerebbe dei soldi, perché i conti vanno abbastanza bene, perché. Ora, Oaktree, attenzione a quello che dico, no? Perché poi la gente capisce male. Bevo. Oaktree, tanto quanto è pronta a farsi in quattro a gennaio, perché sta investendo poi sull'Inter, che può, cioè tu investi su una roba che poi a giugno magari investi 50, a giugno te ne ritrovi 200 se vinci la Champions, ok? Questa è l'idea di Oaktree. Quindi Oaktree è pronta a fare dei sacrifici adesso, ma poi comunque a quest'estate, se tiene l'Inter, comunque avremo dei soldi, ma poi dipende cosa faremo a livello sportivo, quanti soldi entreranno. Ma attenzione, perché invece su alcune cose Oaktree sarà tremenda. La prima è che non vuole sapere un cazzo il comune, Beppe Sala, vuole lo stadio. Infatti ho detto in tutte le lingue che anche Marotta è assolutamente deciso a portare avanti l'asse dello stadio, che è imprescindibile per los americanos, per i gringos, ok? L'altra cosa è che siccome saranno gli americani pronti a fare il loro a gennaio, quando e se ci sarà la firma sullo stadio, l'ok sullo stadio a San Siro, e scusate se vi perdo, ma sono un mese cantieri, allora, e ok, dicevo che invece a luglio ci sarà una bella sfrubiciata, nel senso che se potranno fare, faccio un esempio, Jonathan David e vendere Thuram, lo faranno. Se arriva un'offerta clamorosa, pazzesca, incredibile per Lautaro, si siedono sicuramente al tavolo. Se arriva l'offerta per Ciala e poi hanno in testa di fare un altro centrocampista, magari che arriva da una delusione, però diciamo che spendono, però la rosa poi va, lo fanno, perché abbassano molto ingaggi, sistemano un po' di cose e rendono un Inter magari
non solo vincente, ma la rendono anche più solida economicamente e appetibile per quelli che già vorrebbero comprarla, perché è chiaro che in fondo lo sanno tutti questo, è già in contatto con dei possibili acquirenti. Quindi io mi aspetto questo, a gennaio il fondo ci starà vicino, la proprietà, a luglio sarà un po' più spietata, sia con quelli che vanno avanti con gli anni, sia con quelli che non avranno reso, perché comunque l'Inter che verrà, il progetto tecnico verrà, sarà, mi fermo che stoppo il video, diversissimo da questo, no, diversissimo no, diverso da questo, ok? Questo al di là del natore, della dirigenza, di Marotta che magari rimane presidente oppure torna a fare l'amministratore delegato e basta, ok? Questo è il punto dell'Inter, quindi occhio a gennaio su quello che vi ho detto e occhio anche sul discorso stadio, giugno, luglio e sugli obiettivi dell'Inter. Vi abbraccio.